aggiungere? Da aggiungere semplicemente un grazie enorme al governo regionale, al presidente della regione, ma soprattutto mi fa piacere questa mattina evidenziare come la deputazione regionale del nostro territorio ha fatto veramente squadra, ci è stato vicino. Io ringrazio l'assessore Falcone perché si adopera sempre per questo territorio, ma sto vedendo in questi giorni con quanto attaccamento al territorio l'assessore Turano si sta muovendo e ci sta dando una grossa mano d'aiuto. Ringrazio pure l'assessore Scilla perché ha sempre guardato con molta attenzione il nostro territorio, l'ho appena detto, si punta molto sul nostro territorio anche dal punto di vista turistico. Evidenzio che in questo momento, come ben diceva l'assessore Turano, il governo regionale non ci ha dato aiuto soltanto per il ponte sul fiume San Bartolomeo, rispetto al quale giorno 11 poi ci rivedremo per un discorso di realizzazione del ponte definitivo, ma ci sta dando una mano d'aiuto sul territorio, sul comune, con quell'asse viario importante che conduce al porto che verrà sistemato, e anche la reattività del governo si vede sul fatto che in quel maledetto tratto di strada dove già ci sono stati due eventi di crollo, l'intervento del governo regionale è stato immediato. E tutto questo fa sì che i tempi si riducono e si danno risposte alla gente, alle persone che finalmente appunto si rendono conto come ci può essere un governo regionale veramente reattivo. Noi lo ringraziamo perché c'è un'interlocuzione continua con loro e ci danno le risposte. E questo è soprattutto importante per la nostra collettività. Abbiamo mantenuto tutti gli impegni che il governo Musumeci aveva assunto. Voglio ringraziare l'assessore Scilla, il comune di Castellammare e il comune di Alcamo che si sono fatti parte dirigente mandando le note che servivano. Ieri in giunta con l'assessore Falcone e l'assessore Scilla abbiamo approvato la delibera che alloca le risorse per la demolizione e la costruzione del ponte provvisorio. Costerà circa 2 milioni di euro. L'ANAS ha trovato gli 800.000 euro di sua competenza, la Regione ha messo 1.200.000 euro di soldi che servivano per il Comune di Castellammare. Quindi entro gennaio, i primi di febbraio, si provvederà con la rimozione del relitto e poi con la costruzione del ponte. Con la stessa delibera però per il Comune di Castellammare abbiamo mantenuto gli altri due impegni che avevamo assunto assieme all'assessore Scilla e all'assessore Falcone in occasione della visita, perché avevamo con il comune di Castellammare fatto un sopralluogo al porto e la strada Ixcerri, cioè la strada che è chiusa da 10 anni, quella a monte che serve per andare al Porto Nuovo, che è sempre di competenza del comune di Castellammare, è disagiata. Quindi abbiamo trovato le risorse, 250.000 euro anche per quella strada, che permette di rifare gli slarghi, la pulizia e arriva fino al depuratore, quindi sarà tutto risistemato. Spero che quest'estate il porto di Castellammare sia un vero fiore all'occhiello per i visitatori. E poi abbiamo trovato gli altri 300.000 euro per la messa in sicurezza del costone roccioso, quindi tutto è stato fatto secondo la tempistica che avevamo dato. E chiaramente, lo dico, ed è qua presente il comune di Alcamo, l'intervento riguarda anche il versante della sponda dell'alveo che confina con Alcamo per la messa in sicurezza anche di quel fronte. Quindi siamo stati, come dire, puntuali e stiamo rispettando i tempi. Ora, per la prossima riunione con Falcone e Scilla sarà col bacino d'ambito per risolvere il problema della ricostruzione del ponte definitivo, dove siamo certi che puntualmente raggiungeremo anche quell'obiettivo in tempi rapidi.